Due tragedie al vaglio degli inquirenti in provincia di Salerno. Un bambino di soli 5 mesi è morto mentre a bordo di un'ambulanza veniva portato all'ospedale di Battivaglia. Sarà la procura a cercare di risalire alle cause del decesso. Secondo quanto ricostruito finora, nella serata di ieri il corpo del piccolo è stato sottoposto a sequestro. Lo scorso 26 gennaio invece il bebè aveva avuto una crisi di natura respiratoria. Era stato trasferito all'ospedale Ruggi di Salerno, dal quale era stato dimesso. Poi i medici avevano definito le dimissioni in quanto, secondo quanto emesso, non era grave. Nel pomeriggio di ieri il piccolo è stato colpito da una nuova crisi respiratoria, così i genitori hanno chiamato il 118. A Perdifumo è arrivata un'ambulanza che ha portato il bambino, o almeno ha tentato di farlo, all'ospedale di Battivaglia. Purtroppo il decesso è arrivato durante il trasporto. Altro dramma sanitario, possiamo definirlo, a Salerno. Arriva in pronto soccorso alle 19 al Ruggi e poi nella nottata tra giovedì e venerdì ha perso la vita. Infatti è stato visitato alle 3 del mattino dopo diverse ore di attesa. La magistratura ha sottoposto a sequestro la salma del 68enne salernitano dopo la denuncia da parte dei parenti.